Ciascuno di noi ha un sogno nel cassetto fin da bambino, noi quando eravamo piccoli sognavamo di tutto e oggi grazie all'amico Gian Domenico che avete visto nel video che mi ha fatto scuola guida per un giorno ho portato anch'io questo bestione di quasi 500 cavalli qui per le strade della zona industriale della nostra città. Grazie Gian Domenico per l'aiuto per essersi messo a disposizione. Salutiamo te e la ditta Porcelli che ci ha concesso questo. Sono venuto a gettare un fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già realizzato fosse già acceso. Il Vangelo di questa domenica è un Vangelo, potremmo dire così, focoso, si accende. Il cristiano è un uomo acceso, è l'uomo della fiamma, non è l'uomo della tiepidezza e l'uomo invece è del calore. Cos'è questo fuoco? Il fuoco non è il fuoco che tutti noi pensiamo, il fuoco della genna, il fuoco che deve venire a distruggere il male perché il bene deve essere soppiantato. No, il fuoco, come dice Deuteronomio 4:24, è lo spirito stesso. Perché il Signore, tuo Dio, è un fuoco divoratore. Ogni volta che nell'Antico, nel Nuovo Testamento si parla del Signore e di Dio, si parla sempre di un Dio focoso, di un Dio che accende, di un Dio che si sì, accende per realizzare il progetto suo sulla faccia della terra. Luca 3,16. Giovanni rispose a tutti dicendo: Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà con Spirito Santo e fuoco. Allora il desiderio che Gesù ha è il desiderio che questo fuoco, che poi è il fuoco della Pentecoste, come vediamo anche in Atti 2, no? è il fuoco che scende dall'alto e che permea ogni cristiano, possa essere il fuoco che accende no? d'amore e di forza il Vangelo. Il cristiano è un cristiano focoso perché non si ferma alle prime difficoltà, ma che accende con la sua passione il Vangelo di Gesù nel mondo. Quindi attenzione, non è soltanto un fuoco escatologico della fine dei tempi, ma è il fuoco di oggi. Pensiamo a quanti cristiani oggi siano tiepidi, a quanti per quanti cristiani oggi sia sufficiente andare a messa, dire due o tre pregherine la mattina, tanto per, e poi invece si arrendono di fronte alle difficoltà vere e ai contrasti. Il cristiano non è un innamorato tiepido, potremmo dire è un innamorato focoso che accende la sua storia con il Vangelo. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato e come sono angosciato affinché ciò non avvenga, no? Il battesimo che cos'è la sepoltura di Gesù nella morte, perché è solo nella morte che si realizzerà pienamente l'evangelo della Pasqua, no? Il calice che io bevo anche voi lo berrete e nel battesimo in cui sono battezzato anche voi sarete battezzati. Quindi il Vangelo è la consepoltura, è la morte di Cristo che realizzerà tutto, tutta la sua volontà. Ma c'è qualcosa di strano, qualcosa che forse non capiamo. Dice Gesù, pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, io vi dico, ma la divisione. È possibile, noi quando sentiamo parlare di Dio, sentiamo parlare di un Dio che è un Dio pacifico. Pensate, a Isaia 9: e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. O pensate a Isaia 11, il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, insomma tutte le testimonianze messianiche ci dicono che questo Dio è venuto a portare la pace, mica è venuto a portare la guerra sulla faccia della terra. Questa divisione è il discriminante del cristiano, il cristiano sceglie per Cristo. E non si preoccupa se anche tutti, genitori, fratelli o famiglie, li vadano contro, perché lui ha fatto una scelta focosa, una scelta di carattere, come in Michea 7, il figlio insulta suo padre, la figlia rivolta contro la madre, la nuora contro la suocera, e così appunto dirà Gesù, no? Dice, in una famiglia cinque persone saranno divisi tre contro due, perché testimoniare la fede a volte significa anche andare contro la propria famiglia, no? Si divideranno padre contro figlio, figlio contro padre, madre... Contro figlia, suocera contro nuora, ma questo diciamo è più facile nella, nelle divisioni comuni, no? Perché per testimoniare il Vangelo la forza del cristiano supera anche i legami di parentela. Cristo al centro di tutto e prima di tutto. Diceva ancora alle folle: vedete una nuvola salire da ponente e subito dite arriva la pioggia, il verbo orao, idete, cioè guardare con gli occhi, vi rendete conto che c'è una nuvoletta e subito probabilmente arriva la pioggia. E quando soffia lo scirocco, dite farà caldo e così accade, cioè siete capaci di guardare ai segni esteriori del mondo, non vi ricordate di quelli che il Concilio Ecumenico Vaticano II chiama i segni dei tempi, il segno del tempo. Dice Ipocriti, sapete valutare, il verbo è docimazo, no? La doxa no? sapete rendervi conto sapete valutare avete un'opinione su quello che accadrà sull'aspetto prosopon del terra, della terra e del cielo cioè sull'aspetto esteriore sul volto della terra come mai questo tempo il tempo di oggi no Kairos, il tempo odierno, questo proprio tempo, questa occasione, voi non sapete valutarla, sempre Dokimazo, oidate. No? Oida è il perfetto del verbo orao, ha il valore risultativo no? del verbo orao, cioè avete visto e quindi potete venire a conoscenza. Allora, questo discernimento da che cosa proviene? Dal fatto che noi possiamo vedere oggi, non domani, il segno di quello che Gesù fa e compie all'interno della nostra vita e ne abbiamo conoscenza, esperienza e possiamo così solo valutarlo. Allora dice Gesù, non guardate all'aspetto esteriore della vita, a quello che la vita ci dà o ci toglie, guardate invece al segno profondo che Cristo oggi, nel kairos, nel tempo odierno, continua ad operare dentro di noi. Quindi, ho visto e quindi so, con i miei occhi, no? e perché giudicate, qui il verbo è crino, no? è il giudizio vero con l'intelletto, da voi stessi ciò che è giusto o ciò che non è giusto. Il Vangelo è un fuoco e noi, con la potenza di un camion, dobbiamo tirare dietro la nostra vita e il Vangelo stesso senza fermarci mai. Perché il cristiano non è uno che si arrende, non è uno che si spegne, ma è uno che accende con il suo entusiasmo la vita di tutti i giorni. Perché? Perché ha visto e sa, dopo aver visto, che Gesù è il suo Signore. Buona domenica a tutti.